Allora, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oh mio Dio, non voglio far cadere niente, ok. Questo che vedete qui non è niente, è semplicemente il mare che mi ha cacciato questa macchia. Non so perché, non so se anche a voi capita, però appunto è tutto a posto, niente di che. Se sentite qualche rumore è semplicemente perché sto fuori la finestra per farvi vedere quanto più luce possibile, per far entrare quanto più luce possibile, quindi questo è l'unico motivo. Allora, oggi sono qui per registrare un video tag dedicato alla scuola. Ebbene sì, è un video tag che mi è venuta questa idea girando su internet, ho trovato appunto. È un video dove rispondo a non so quante domande, comunque a un tot di domande sulla scuola, quindi iniziamo subito. Allora, prima domanda: che titolo di studio hai? In questo momento ho la terza media, perché devo fare il terzo anno di superiori, quindi in questo momento non ho ancora diploma né niente. Voto di maturità o di laurea, questo la salto ovviamente. Hai studiato sempre nella stessa città? Sì, ho studiato sempre nella stessa città. Come andavi a scuola? Come vai a scuola in realtà? Queste forse sono... perché era finita, vabbè. Come vai a scuola? Vado abbastanza bene, ovviamente se mi impegno, altrimenti... sei mai stato... /sei la prima della classe? No. La materia nella quale vai meglio? Allora, in questo momento, cioè quest'anno, ho preso un bel voto in economia, quindi sì, economia. La materia nella quale vai peggio? Forse francese, raga, faccio schifo in francese, infatti, vabbè. Sei mai stato bocciato, rimandato? Allora, bocciato mai... mio Dio, bocciato mai, rimandato sì, una volta, il primo anno. Il professore o la professoressa più simpatica? Allora, professoressa più simpatica, io direi la professoressa di francese. Il professore o la professoressa più antipatica, ragazzi, non si dice. In quale banco sedevi di solito? O nell'ultimo o nel penultimo, più o meno, comunque sempre dietro. Hai mai preso una nota sul registro? Sì. Marinavi spesso la scuola, ragazzi? Io non ho mai preso, non ho mai marinato la scuola. Io credo che sia una grandissima stronzata, perché se volete marinare la scuola non ci sta bisogno che la marinate, semplicemente dite a mamma non voglio andare e non ci andate tranquillamente. Non penso che la vostra mamma vi dice, vi mette la pistola e vi dice no, devi andare. Quindi io credo che sia semplicemente una stronzata. Poi, la tua merenda preferita, ragazzi, io di solito porto una mela, qualcosa di frutto, oppure un panino con qualche affettato. Il tuo compagno o compagna di classe preferito, ragazzi, io qui non posso rispondere, perché sinceramente io mi trovo bene con tutti i miei amici di classe, cioè sto bene con tutti. Fortunatamente ho trovato una classe molto molto bella e non posso dire... mi trovo meglio con questa, mi trovo meglio con l'altra, perché sono tutti compagni splendidi e li voglio bene a tutti, dal primo all'ultimo, quindi assolutamente non rispondo, cioè non voglio rispondere. Ti sei mai innamorato di una compagna o compagno di classe? No. Il ricordo più bello legato alla scuola, ragazzi, ogni giorno per me è un ricordo. Ogni giorno mi porto qualcosa a casa, dalla sbirata della professoressa, dalla nota sul registro, dal voto bello, dal voto brutto, dal litigio con il compagno, dall'abbraccio con il compagno, mi porto tutto a casa. Per me sono tutti ricordi, quindi per me è tutto bello. Anche le cose più brutte, secondo me, quando poi ci faremo più grandi e non frequenteremo più la scuola, secondo me saranno dei ricordi che rimarranno per sempre impressi nella nostra mente. L'anno da ricordare
Io direi il primo anno di superiori perché è stato un anno, secondo me, che mi ha fatto, se il cane finisce di urlare, è stato un anno che mi ha fatto crescere, maturare, mi ha fatto trovare delle persone, ho conosciuto un sacco di persone, ho imparato a conoscermi, quindi secondo me l'anno è l'anno che mi ha fatto crescere. È il primo anno dei superiori perché comunque ti inizi a integrare dentro la scuola, comunque lì ci sono più grandi, ci sono ragazzi di 18 anni, tu ne hai appena fatti 14 o 15 e quindi direi, ho già risposto, sì, sei mai stata sospesa per, come si dice, per sfortuna sì, sono stata sospesa al primo anno. Perché ragazzi, cioè, poi magari se vedete un video nel dettaglio vi spiego, però comunque non è che ho fatto chissà cosa, semplicemente ho avuto un litigio con la mia professoressa e quindi mi ho sospeso. Vabbè. Quanto spesso vai alla macchinetta? Molto, 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 cioè per qualsiasi cosa, l'acqua comunque mi finisce, qualcosa lo voglio mangiare durante comunque tutte 5-6 ore appunto in informatica. Sì, assolutamente informatica. Poi. Bravo! Poi, litighi spesso con i professori? No, ragazzi, quanto più poco potete. Oh, no, niente. Quanto più poco potete litigare, meglio è, perché comunque sono sempre persone più grandi di voi e quindi assolutamente evitate. Poi, frequenti recuperi o prendi lezioni private? No. Scuola che sognavi di fare da bambina? Io sognavo di fare la scuola di estate. Ti alzi per andare a scuola, qui c'è un casino di gente, mi alzo alle 7:30 per poi entrare alle 8:10. Scuola che sognavi di fare da bambina? Questa già ho risposto e appunto sognavo di fare scuola di estetista, poi ovviamente ho cambiato idea, eccetera. Giorno della settimana preferito? Assolutamente il venerdì. Perché poi ovviamente a me il sabato e non si va a scuola, quindi venerdì è l'ultimo giorno della settimana. Poi, compagna di banco, dipende, l'anno scorso era un mio amico, invece poi comunque durante, cioè diciamo che io cambio un po', la nostra professoressa ci cambia, tipo stavolta è mia cugina, molto è un mio amico, molto è una mia amica, dipende. Voto più alto, 8. Voto più basso, 3. Hai mai contestato un voto? Sì, molte volte, specialmente tipo quando facevamo i compiti, perché mi professori si fanno un po' gli incrippi mentali che copiano, che copiamo, cioè che tipo scopiazziamo, e quindi un po' gli incrippi. Poi, hai mai cambiato scuola? No, cioè nel senso, ovviamente per andare dalle superiori sì, però per esempio se stavo alle superiori no, non l'ho mai cambiato. Poi, la materia preferita, già risposto a questa, sì. Materia che studi a prescindere dal piacere, direi inglese, ma non perché è la mia materia preferita, perché la mia professoressa mi fa venire proprio voglia di studiarla, quindi inglese, e direi italiano mi piace. Poi, penso basta. Sì, sono queste le domande, poi magari sopra qui nel titolo o sotto, comunque dipende dove lo guardate. Vi faccio vedere, vi scrivo anzi, quante domande sono state, in modo che se le volete fare anche voi, avete il quadro generale della situazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché non sono riuscita a fare il lolo del all back to school, perché l'ho fatto, ma non mi è piaciuto come è venuto e quindi l'ho cancellato. Di conseguenza ovviamente ho aperto tutti i pacchi, ho fatto tutto, ho messo tutto, diciamo, in mezzo, e quindi ovviamente non ho più non posso più registrarvelo, e quindi per farmi perdonare vi ho registrato questo tag e spero che vi piaccia ugualmente. Vi mando un grosso bacio, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere con tutti i vostri amici, di mettere un bel like, e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.